un accosto disumano, grande cortecchia al capitano e un due sponde da incorniciare, baci il gladiatore. Da Livorno è atterrato e Luca D'Ambra il carro armato, pantaloni neri e mocassini, la classe di Sandrini. È il più bel gioco che c'è, ma se vinciamo dal busecchio mi tiro l'acqua con un secchio e giuro faccio un gran casino se battiamo il circolino. Ehi, quante emozioni che biliardo ci dà. Che storia. Non commentiamo adesso. No. Solo le finali di batteria. L'ho attaccato così rimane al 100%. Oh, 12 iscritti, già 12 che guardano. Due batterie oggi, due batterie alle 17, due batterie stasera, sei domani mattina. Però, l'anno scorso ne erano 7. Occhio! Dà fastidio? No. Adesso facciamo quello che c'è da fare. Allora, chi vincerà contro Rosa e Merloni, che hanno già la pallina bianca. No. Rosa Merloni incontrano chi vince qui. Berti Benedetti. Sì. Poi la Gotti Bazzani. Mentre chi vince là incontra Tumedei Valzani. Thank you.
20-25 anni fa, ma proprio così in che parla. Il vincente di questa partita incontra Brusa Zanelli. Il vincente di quella partita incontra Gamboni Spadoni. Sì, adesso ti dico, ci sono anche delle coppie meno forti, ma è difficile dire solo che sfiga, guarda lì che ho incontrato, ci sono quelle buone, ma ci sono anche, cioè è difficile trovare una coppia, forse una coppia più buona e più la botti Bazzano. O no? Anche sì sì, senza ombra di dubbio, sì sì, assolutamente. No, non volete che mi fai il castrino? 40 euro di borsa spesa, risposta, sono troppi, no? Adesso ne parlo con un amico. Serve un attimo, devo dire una cosa che da 7 volte te lo devo dire. Devo andare a riprendermi lo se parlo con Mourinho. Vuole farci entrare. Bene che mi ascolti, porca miseria. Da lì andato là, perché ho detto come fare. Sono anche vicino. Allora, le caselle rosse sta pagando a mangiare, le Emery per i soldi ci pensa lui. No, va bene. Attente me, ma... anche a San Martino se vuol fare il capitano. Buono, buono. Ma comunque ti spiego subito chi è il primo nome che ha detto di sé. Draghetti. Bottolo. Anche te allora, capito? Dove? Lì. No, ci va. Infatti tutti dicono già che sono io il capitano di quella squadra. Sì, anche quella del Caffè del Sole. Anche quella del Caffè del Sole. Anche quella della Benassi, quella della Caserma Rossi, quella di Buca. E alla fine forse vado a Buca. Di sicuro ci sono solo le inchieste di sicuro. No, quindi mi sembra matto, però. Se a Bologna nasce una squadra di A, secondo me fa fatica a essere una squadra di Serie A, se sono Marconi e Angela, perché tutti gli stessi giocatori che rimbalzano di qua e di là. Però se la stessa squadra di Serie A l'Angela, una a Sasso Marconi e una a Budrio, e una a Budrio, io sarei contento. D'accordo. Mi sembra.
sembra molto difficile. Tanto no. Martedì vado sul Caffè del Sole con Renato, anche se non ho la macchina vado su con Sala. Morini. C'è Morini o no? Per me è una persona morte se puoi. Tu non mi minacci, mi offendi per il cuore. Varie volte si sente. Persone. Poi fa, oh, fa anche di vedo non ci sono chiamati. Allora, sono davvero riassettati. Cinquantatré. Aiuto. Aiuto, mamma mia. Caldo qua dentro. Domattina cosa facciamo? Andiamo qua alle 9:30? O veniamo a mezzogiorno? Ma dai, quello veniamo a riprendere prima.
mattina c'è tutta la balla grossa. Belli scontri, bella la prima partita. Fai caso, io non ho problemi. Vediamo che ora finiamo stasera. Come va? Siamo sotto un treno. Punti vanno segnati subito. Nelle gare di coppie capita una cosa stranissima. Segni te, segno io, segnano te. No, ma non sono te, allora non si apre nessuno. Allora non segna più. Uno potrebbe dire che non ci segni più. No, se te ci fai caso, capita di più. Assolutamente. Assurdo, eh? Ma ci sono io dietro di armi, la prima cosa che fanno per gli punti. Certo. Una cassa di patata per ah, a proposito, la maglia di Parma ce l'ho io, capito? La maglia di Parma ce l'ho io, sì. Hai guardato? Sì. Non ho guardato. No, ma i sali, sai, la macchina. Quella che la dovresti dare? XXL. Bellissimo, perfetto. Che la devi dare? Mi farei. Io per lo stesso motivo sono andato l'anno scorso. Non è che cercavo come un passo. Adesso ho parlato con Tomedei. Ho detto quanto mi prendi a fare 15 maglie con scritto Comitato Finis di Bologna. Vuoi sapere cosa mi ha detto? 15 maglie a 10 euro. 50 euro. Meno. Meno. Dopo le tengo io. Dopo, se c'è bisogno, magari qualcuno me ne porto sempre dietro due, se qualcuno senza maglie di Bologna. La do, ma quelli che però sono sicuro che me la danno indietro, e se no per due anni ci andrà a capo. Ascolta, poi ti dico anche questo, allora oggi arrivo a Villa Chiara da mia mamma, vedo che mi viene incontro uno, e io questo lo conosco, sì, lo conosco sicuro, sai chi era? Bertuzzi, cioè sua mamma nella camera di fronte alla quella di mia mamma. Giro nella partita di là, che questa sembra andata. Cambio partita. Vai su Ancarani? Beh, certo. Sulla sim quella limitata, ma prende benissimo, c'è 4G pieno, se tiene non lo so. L'hanno tito? Ce la facciamo, i vincitori di batteria li facciamo dire una battuta quando vincono la batteria. Ma cosa è successo? Non bevuto? Thank you.
aiuto. Spiego domani. Guardavo i partecipanti delle batterie di domani. Ha segnato due piccoli principi sposoni ancora. Sono anche gli aggiornamenti di seconda categoria. Ecco, domani c'è la batteria di domenica, intendo. Beh, ancora non è segnato. Stasera c'è sicuramente Vanni Marzoli. Allora, c'è Vitelli Pinotti di sicuro. Stasera? No, domattina. Campeggio Dozzano. Corradini Messoli. Cantelli Ribani. X. Taglioli Franceschini. Taglioli Franceschini. Sembra una coppia del cazzo, ma arriva sempre, almeno vince sempre la batteria tutti gli anni. Te lo ricordi, vero? È una coppia del cazzo, ma adesso. È una coppia del cazzo. Taglioli per me è piuttosto complicato che c'è in Però arrivano sempre negli otto che abbiamo detto una coppia.
Genova non è dato sapere chi sono. Perché quando si prende 16 non mi più filò. Casa è strano, eh? Casadello Tito, oggi le 17. Sauro, che non è Sauro. Sono segnato su Ravenna, sì. Oh, guarda ma che tiro che ha fatto. Gran tiro. Io De Carlo lo rispetto come giocatore, perché ogni tanto fa dei buoni tiri. Diciamo che ci sono dei più tristi di De Carlo, sei d'accordo? Fare il gioco di complemento, sì, da singolo no. No, singolo non va bene, però ricordati che me l'hai detto te che faceva, ha fatto anche delle gare con col Poldo. Cioè se Poldo si è sbagliato lì qualcosa ci sarà. Ha fatto parecchi Poldo. Aiuto. Baraldi domattina, aiuto. Invece stasera c'è Claudio Sala e Massimo Sala in coppia. E Beneventi Gualante. Beneventi non possiamo riprenderlo perché il portiere sfiga, ricordo. Noi cosa facciamo? Riprendiamo. Guarda. Certo. Due coppie di Savona, che non so chi sono, domattina alle 10:30. Per seguire le 10:30 perché parti alle 6 da Savona. Te lo dico io chi sono. Calabrona Bandone, Gagnarelli, l'altro Calabrona. L'altro dov'è? No, l'altro Calabrona. Sì, me l'hanno detto loro. In pretura 21-19 con Bazzani che hanno fatto 6 del mese 2 in 3 palline. Tirato un'altra mela?
privata per forza. Le ha sbagliate tutte di 30 centimetri. Ma per forza, non c'è bisogno di andare a fare il giro del mondo del biliardo. No, ma va, adesso lascia tirare lui. Via. Larga. Lenta di cose. Ma non se la pena. No, no. Guardiamo il Pinot. C'è il Pinot. Il Pinot. Fa vedere con la calata dove lo fai, fa vedere. Contro il pallino. Fa vedere quella. Non bisogna di fare quel tiro lì. Non ho capito. Perché vedi, se te fai due sponde, la biglia viene verso la sponda di destra, è un casino, perché dire di dare Natale, compagnia bella. Ma se la biglia viene verso il centro, diventa quasi elementare. Naturalmente dall'altra parte, se viene messo così, cosa significa? Che è più difficile. Io Sandrini avrei aspettato a tagliarlo, io l'avrei tenuto. Beh, c'è chi l'ha preso subito. Comunque stanno da 23 a 19, cambiato il risultato. Thank you.
fatto di non farlo. A parte che è elementare fare 3-2 biglie. Scivola via, non segna. Era difficile perché c'era il pallino che ti guidava verso il fondo. Stretto. Siamo già 25-21. Va bene, fa 10. Il controllo informatico si fa 10. Sarebbe ora. Anche perché porta Pelagatti. Pelagatti era più bravo. Vediamo Ferrarese. È stato uno dei 5 giocatori migliori di Ferrarese. Di Bologna. Bertini. Ah, si chiama Pelagatti. Vediamo che roba. Ma te scherzi? Non c'è categoria per i giocatori, lo so. Pelagatti è un buon giocatore. Oggi voglio fare 14 ore di diretta a vedere cosa succede. Sta a vedere sto tempo. Li metto di passo tutto. Però mi sa bene, devo dire la verità. Allora, non segnare. Era larga, perché non ci devi dare una diagonale, ci devi sciogliere. Destra nostra o destra loro? No, loro sì, cioè la nostra sinistra. Quindi scarsa, diciamo così. Se la tiri di qua scarsa, se la tiri di là abbondante. Esatto. La palla deve essere dritta per la fila, che se ci dà la spinta in porta, ci dirà di più, rimane anche in mezzo al bigliardo. Tutti gli altri tiri sono facilissimi, sì. Parte, il pallino va fuori. Ce l'ha quel tiro di palo? Sì, sì, ce l'ha. Una volta era un attaccante come cornetta, poi adesso
ulteriormente, non ti racconto mai più. Quando vedi gli agnarelli, gli devi dire, ma è che c'è delle panzanate che hanno l'attaccante, ma in là. Ma c'era come nessuno, addirittura quando c'era dei periodi che spostava la bimba, la metteva sopra che stava dalla casa, c'era delle cose che aiuto. Ma del pelo deve partire. Non c'è andato fatti? Non lo so, ci guardiamo. Ci vuole 10, andiamo a vedere il match ball. Un altro buon giocatore. Hanno giocato bene, sì. Hanno giocato male? Gioca bene, sì. Mi sembra che molti però quando giocano male siano dei giocatori qualsiasi. Perché c'è una gente che non gioca mai male, sì, lui non è sicuramente continuo. Allora, sono 365 giorni, sì. C'è una scala. Allora, un terzo categoria, un quarto categoria. Gioca bene come Rose una volta all'anno, un altro gioca bene 10 volte, un altro gioca bene 50 volte, Rose gioca così 349 giorni all'anno. Ma non è detto che in terza categoria non posso fare una partita come Rose, assolutamente, non è detto. Però se è un terza categoria un motivo c'è. E gli altri 356 giorni gioca da terza categoria. Ho giocato contro l'Usuali, mi ha fatto 5 calci del rosso. Chi è che ha detto così? Capita sempre di prendere 3-4 rosso. La differenza è che la volta dopo non lo fa, la volta dopo non lo fa. Invece i bravi lo fanno sempre. Thank you.
chi? Non ha mai preso il punto una volta. Gli ha detto a Ricci, l'importante è che non bevi dei sedici, diciamo lo stesso. Sei dentro che c'è una bella staccata. Io non ce l'ho le piani. Infatti. Non posso girare tutte le piani. Va. Una lancia e una strecca. È difficile da prendere perché c'è stato. Una lenta, una stretta. Certo. Secondo me è difficile da togliere. Ma c'è il rischio che ti zucchi in una sola. Bello. Bello, molto bello. Non è andato giusto a volte, visto? Eh? Sì. Visto che non è andato giusto. Ricordati che le luci non facciate. Sono sempre completamente diverse. Però mettergli uno che. A parte Daniele Ricci, Enrico Rosa, Corbetta e altri cinque. Anche con detto due veneziani io, quando contavo. Quando doveva diventare master? Cioè, ti ricordi? C'era anch'io. Non ho fatto la veneziana, però quando con detto sbaglio di così il castello per me è come se avessi fatto una bicicletta. No, no, la mandò così. La mandò quasi nello spigolo, mi ricordo. Con Franchini. Sessantuno. Torniamo pure qui. Thank you.
però. Ogni regola è un'eccezione, perché se tu ti sfiori e continuati a tornare alla prima batteria, ti dicono la prima, hai per la volta in esame, dici, beh, insomma, forse molto più facilità di andare avanti, non intorno. Naturalmente questo è un molto vicino alla seconda, anche se per la volta è un giocatore discreto, è buonissimo. Sono due seconde categorie, secondo me. Nel gioco, soprattutto. Per la volta c'è il primo più questo. Però di prima l'anno scorso, eh? Non è che... bravo, è la singola, un buon giocatore, devi vincere. Sì, sì, perché lui è un giocatore completo. Questa, ha giocato con poco. Hai visto questo? Sì, 79. Bobo ha giocato al 100%. Vinto perché è stato in fortuna. Lui gioca? Cade il vento? Sì. Infatti la maglia della Cade il vento. Thank you.
Riccardo 2, Lucia Stanelli, Imola, Zoffoli, Cipri, Ravenna. Alternative? Alternative di chiudere il gioco e metterla dalla parte, però è meglio provare a fare un netto e metterla in alto segnale. Secondo me è sempre meglio vincere, però magari non è detto che ci larga, è larghissimo. Troppo forte, sì, sì. Deve rimanere sul cartello. Certo. Allora, se lui ci dà la stessa spinta, mettere in mezzo, non prende la discesa. La spinta era questa. Thank you.
l'uomo. Mamma mia. Dove stai? Sei a fondo? Non so. Come mai? Hai smesso di fare? Ti sei dato la figa? Al Lambrusco si è dato. La corsa che fanno vicino a Siena su per le strade che non sono, sono pochissimo, è tutto strade bianche, terra battuta, sentieri così. Naturalmente il primo italiano 39esimo, ha vinto Kwiatkowski secondo, Van Ambermatt che 4 anni in fila che arriva secondo. La roba, arrivano in piazza del campo a Siena. Sì. Sono tutte seconde. Sono tutte seconde. Sì. Quindi cosa c'è? Solo? Adesso, ufficiali. Tutte straniere. Ufficiali. Poi ufficiose. Poi mi chiedono di pagargli le scarpe. Silenzio si gioca.
Mario, con chi giochi? Con chi giochi in coppia? Facciamo i conti che quando sono le 6:30 mangiamo, perché dopo le 7 iniziano le finali di batteria, 7:15, e poi dobbiamo commentare. Che ora è adesso? Ho perso il lume del conto? Le 4:10. Primi tempi in Serie B. A proposito, il Manchester United Bournemouth 1-1. Vince il Napoli 0-1 prima, che adesso vado a vedere. Se me ne vendono quelle partite, non è possibile, no? Sempre 0-1. Il Perugia vince 2-0 ad Avellino. Vince 2-0. Beh, l'Avellino retrocede. Sì, gli da... la squadra più forte del campionato. Sì, gli danno 8 punti di penalizzazione fra 3 giorni. Perché? Sì, certo. Ecco, e 6 anni a... Però... Sì. Entella 1, Bari 0. No. Entella in casa vince te. Spalter a 0, dopo vince te. 1, Vicenza 0, Carpi 1, Spezia 0. Ascoli Navarra 1, Spal Pisa 1-1, Ternana Provercelli 1-1, Trapani Latina 1-1. Non puoi giocare tutti. È tutto uno zero. Thank you.
closing non è arrivato. Perfetto. Del Milan. Non sono arrivati i soldi. No, davvero? Ma secondo me sono i soldi di Berlusconi che doveva pulire dalla Cina, sì, sì. L'Italia si è preso 200 milioni, li ha puliti da presto. Questo lì ha pulito i suoi soldi. Li ha puliti così. Allora sì, allora ti dico questo. Se il Milan non vende, se Berlusconi non vende la società, fra entro due anni il Milan retrocede. Non credo che sia quello il problema. Il problema è che c'è dei deficit in tutte le aziende. C'è dei cose. Allora magari le appiano un po' a far così. Fa finta che entri in magari qualcosa. Capito come voglio dire? Ma non è roba sua. Deve far finta che entri qualcosa, in realtà non entra niente. Praticamente fa il falso in bilancio. Sì, cioè, ragazzi. Zoccoli corto a muro. Che non ci siano almeno due arbitri nazionali, con questo loro sono bravi, per l'amore del cielo. Non mi ricordo, non c'è uno di questi qui che si metta mai in luce in maniera di traversa, non ti accorgi neanche quelli che ci sono. Sono bravissimi, sono dei dilettanti. Dilettanti, cioè dilettanti nel senso che non sono arbitri nazionali. Questo non vuol dire niente. Questo non vuol dire niente, è l'istituzionalità che conta in certa maniera. No, c'è sempre stato. Cioè, almeno negli ultimi due anni. Ci sono due anni, però sono una correttezza. Sono bravissimi, per l'amor del cielo. Il problema è che non sono arbitri nazionali. Cioè, non so se mi sono spiegato. Ascolta, l'altro giorno ho studiato di peso, sai, in quanto lo posso dire. Gente mi prende per il culo, io dopo ho fatto con i colli e gli ho dimostrato che infatti gli ho detto che oggi mettevo un cartello metro per il culo, però non ho messo per il culo. Il Consiglio federale l'anno scorso ha fatto la scuola, questo qui è documentato, il Consiglio federale l'anno scorso ha fatto la scuola, perché è la scuola stagionale del comitato regionale. L'anno scorso mi ha detto io approvo la scuola, ma tu figli scorsi te la devi mettere, ma devi mettere a cambiare l'articolo 8 del regolamento nazionale, non ho ancora fatto. E cioè non è andato da giovane, ma addirittura dicevo sì, non è andato in parte della scuola. Se tu giochi, se sei boccio con la no. Se tu incontri uno che posso della scuola gli dici non puoi la gara, lo so. E lui ti dice non è vero, puoi anche denunciare il fatto la procura ti dà. Sì, allora ti dico questa. Allora, visto che ho dedicato che c'è andato contro di Arena, ti dicono che sono troppo nervoso. Io sono in troppo unità del pallacanestro. Loro sono a Roma, io conosco l'avvocato che fa tutto il campo a livello, perché siamo amici. E io ho spiegato la storia. E lui mi ha mandato un'email, che adesso la tiro la cima, mi faccio vedere, mi ha fatto l'esempio. Se il governo fa una legge e non la mette nel gazzettino ufficiale, la legge viene approvata. Bravo. Sì, 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 sì,
Ruanda e altri come me. Tu lo sai. Lui quando è arrivato non sapeva correre con le scarpe perché correva più di noi. Tu volevi fare domande sotto canestro, il pallone. Allora, ma te non ti stai anche mai con la gola? Fammi fare, adesso fare un mister. Ma io quando mi andavo a scuola dovevo fare 10 km andati, 10 km di turno di corso per andare a scuola. Senza scarpe. Sì, senza scarpe. E per noi è normale. Aspetta. No. L'ha tirata da dentro, secondo me saltare i berilli di braccio. Sei d'accordo? Ma no, per tirarla anche così perché prende più angolo che tirata da dentro. Aspetta, ne vedo troppo. Sì, perché sai che è un biliardo che non, non dà molto. Quando tu sai che il biliardo ha una caratteristica violenta, dopo ti frega perché devi dargli la tara. Certo, sì, e spesso sbagli sullo stretto. Solo che è vecchio. Ho cominciato a chiamare mia mamma e gli ho detto non chiamarmi, ti chiamo io. La mamma è sempre la mamma. No? Vabbè. Questo è come quello che dice, mia moglie rompe i coglioni, perché non c'è la moglie, non ha bisogno. Oh, l'italiano nello sci ha battuto la Von, è arrivata prima. No, vero? Sì, nella discesa. Cosa mi chiamo a fare? Gli ho detto attacca il telefono alle 5, attaccato alle 3. Ecco, è caduto il telefono, bene. Dove? E il maglione in terra. Il maglione lo prendi da qui. Aspetta, vedo se ce la faccio. Sì, il telefono è già venuto su. È già venuto su. Il maglio te lo prendo io. Ce lo mettiamo qui. Dai che lì non cade mica. Chi è quello? Chi è? Questo qua? Di? Anni fa? 6-7 anni fa. Però non so
4, sono ancora lì. Zero. Forse il birino. Viene avanti? Viene avanti anche la dritta, non so. Indietro anche 20 euro. No, non arriva. Mettete la cosa in posto. Ne prendi uno su tre volte che giochi in campo, 6 euro. Caffè? Niente. Che cos'è? Mangiare? Non mangio. Deve essere buono. Siamo tornati a 61. Tipo, ma c'è della gente a casa, diciamo, 14 ore di biliardo. Un filo poco taglio. Pesce tanto qui. Pensando che le facciamo tutte le partite quando si fa. Dopo con sabato domenica non abbiamo niente. Cosa c'è sabato? Togliamo le squadre di colazione, sì. Volevo andare anche a passo lì, per fare il passo lì per 5, almeno scoppiamo una mangiata morta. Solo prima stavolta, però con cimboli si fermano tutti, ma così grande la porta. Solo che so delle merda, se no non mi piace. Sì, quell'ultima è piaciuta tanto. Io voglio dare la ruba. Vediamo perché. Ma poi ho bisogno di fragole. Ho bisogno di fragole. Scusa, l'idea è sbagliata, sono un palino di sesto. Bisogno di farlo. Ah? Sì, anche io. Questa volta tortellini. No, gamboni. No, gamboni. Fatti rosso un'altra volta. Eh? Non è? Minimo il secondo, se non il terzo. Se ne ha 15 botte. Però è davanti di 5, non è che davanti di 100. Va bene, sempre stato di 2. È sempre stata molto stretta. Perfetto, cambio palla. 8 63 50. Stessi momenti di tutti i singoli più bravi, appunto, è nettamente peggio.
partite che non entra in pista. Quel ragazzo lì ha un futuro. Come si chiama? Boh, non l'ho mai visto, adesso dopo glielo chiedo. Non so. Uno che potrebbe anche farsi gli ossi. Mi sa che dei due cinquantini il venerdì ne piglia più pochi. Però c'è qualcuno che gli ha già messo gli occhi addosso nelle mani il prossimo anno. E questa, quella di quest'anno è la postura. E ti ricordo che adesso non c'è più la mamma di sua moglie e loro lui ha un po' più di libertà. È morta un paio di anni fa, non lo so. Quella che era ferma in un letto. Sì. La mamma di sua moglie. Ma sì, due anni fa. Però adesso un po' più di libertà. Corto e lungo soprattutto. Se prendi bene nella bianca. Sì, è vero. Viene su dritto. Veniva anche così però. Certo. Comunque la metti se è sotto un tiro, o se è un tiro facile per l'avversario, per segnare. E sei davanti di 20, e sei di dietro di 20. Cinque, attenzione. Beh, secondo me è messo bene. Che è danese, adesso ci sono messo anche tanto meglio. Lei è sempre stato un idiota. Guarda, lui anche stavolta la prima bianca, la prima, è ora di finirla. Ce n'è 13 di prima bianca. Vuol dire che vuol dire 13, che è una possibilità su due di prenderla. L'ha presa anche Balzania e... Hanno preso anche Gamboni e Spadoni. Hanno preso anche Zanelli e Bruno. Quello sono d'accordo. Due pezzi. Andiamo a vedere il tiro di Sandrini che ha preso un tiro partito. Ma perché? Si tira gli otto di colore. Ah, deve tirare.
facile, eh? Esatto. Ah sì, se dopo si mettono un tiro. Mi sembra molto involuto questa linea, però gli anni passeranno anche per lui, eh? O no? Sì, con 20 bisogna sempre farlo. Alla fine ne hai fatti 5? E 10 a Bocciara, 65-63. Minchia, ma partito. Adesso infatti stiamo lì perché è bello. 65. Che tirato questa volta che non ho visto? Palloni? Non l'avevo visto, lo guardavo di là. Dei 12. E il pallino sopra il castello non tirano loro. 75-73. Giù pallino, solo che la bianca è in zona castello. Ce n'è uno anche tu mi dai? Quello per uno. Devi tirare Maccio. No, 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 una la. Beh, quello gioca con tre. Ah, hai ragione, non l'avevo visto. Chiesta di amicizia, Luca Orlando. Sai che è? Quello di Civilla Marina, ci sono. Quindi ha detto di no.
Certo. Pensami contraddizione. C'è scritto in tutte le gare. Maglia del CSV. Maglia del GAPS. L'otto pantaloni che ci non puoi giocare. È una maglia che è un altro. Però vogliono una maglia uguale. Per me è un controsenso, ecco, dico la verità. Sì. E c'ha una biglia in mano Gamboni e l'ultimo Pinotti che fa lunga corta ed entra poco, quindi ne dovrebbe prendere in teoria uno perché non c'è. Non c'è mica altro da fare. Salta 5. Troppo importante bocciare. Ma che gli fa coraggio questa? Che cosa? Queste qua? No, c'è Ricci coraggio. Ricci con? Ricci con Mazzarini. Hai ragione. Ricci con Raggi e Minocchi con chi lo fa? Non c'è, si è ritirato perché doveva farla con Morri, ma Morri alla fine era perché e qui, anche lui. E qui? Minocchi l'ha trovato uno. Allora uno l'ha trovato. Non vorrei che facessero Minocchi di Ricci. Minocchi di Ricci dopo il casino. E Raggi in panchina. Questo dire qui. Guarda, Minocchi e Ricci, Raggi in panchina. Tutti sono due scudetti. Io ti posso dire che ha bocciato benissimo nelle due partite che contavano. Chiaro che la partita non fa luce. Tanto il suo compito lì è fare birilli mentre viene la prima. Guarda che se te giochi sempre con loro, te c'è l'ottava categoria, giochi sempre con loro, fra tre anni. Stretta. Ma siamo via. Ci ha dato proprio il colpo. C'era più quello. Quando è che fa filotto? Fa filotto anche Rosa? C'è anche Versari, eh? Non te la vedere, sono curioso. Vado a vedere. C'è
Dragic. Capito? Quindi potrebbe essere lì, ci potrebbe essere le persone che ad esempio. E meno che ci sono scritti a Parigi. Credo. No, aspetta. No, allora. No, no, no. Versari Prati. Versari Prati. Sì, domani mattina alle 10 e mezza. Mazzarini X. Mazzarini con Fondus. Stasera c'è Luca Casadei e Galassi in coppia. Gardini X. Gardini. Tanto Pinotti e Sandrini sono 2 contro 0. Qui va con un treno. No. Un po' più stretto, ma era un punto agevole per loro. Beh, poi sei in mezzo. 3 volte che è un record. No. Ok, ma 3 volte il record c'è la corbetta, indovina contro chi? Contro Rosa. Ma va. Enrico, rispetto a corbetta sei un dilettante. Cambio palla di Gambo. Andiamo a vedere quelli di Bologna in seconda categoria, perché se qualcuno ha vinto la prima. Thank you.
iniziato alle 4 a giocare a Perugia. Prima 12. C'è cambiamenti? Spal? No, sto guardando i biliardi. Ah, ma chi è Fanghi di Reggio Emilia? Calamanghi. Fontana Fanghi. Bologna in terza categoria, c'è andato qualcuno? No? Dato un po' più di Imola, tre re Donatini, una coppia di Forlì che non si sa chi è. Atmosfera, il panno verde, i riflettori, ci sono i nostri giocatori. Ehi, quante emozioni che biglia.